La campana batté la mezzanotte. Scrooge si guardò intorno cercando il fantasma, ma non riuscì a scorgerlo. Quando l'ultimo tocco cessò di vibrare, gli tornarono in mente le ultime parole di Jacob Marley e, alzando gli occhi, vide uno spettro dall'aspetto solenne, vestito d'una tunica ad ampie pieghe e con un cappuccio, che veniva verso di lui come nebbia che avanza sul terreno. Lo spettro si avvicinava lentamente. Era vestito d'una lunga tunica nera che gli nascondeva testa, volto, sagoma, non lasciando trapelare nulla eccetto una mano protesa. «Sono forse al cospetto del fantasma dei Natali a venire?» chiese Scrooge. Lo spirito non rispose e continuò a indicare in avanti con la mano protesa. Vuoi dire che mi mostrerai le ombre delle cose che non sono ancora accadute e che avverranno nel tempo che sta innanzi a noi? La tunica dello spettro si mosse per un istante, come se egli avesse accennato di sì col capo, e questa fu tutta la sua risposta. Nonostante si credesse già abituato alla compagnia dei fantasmi, Scrooge aveva un tale terrore di quello spirito silenzioso che le gambe gli tremavano, reggendolo a stento quando tentò di seguirlo. «Fantasma del futuro!» esclamò Scrooge. «Ti temo più di qualsiasi altro spettro io abbia mai visto, ma so che il tuo intento è di aiutarmi e io spero di ricominciare una vita diversa da quella che ho condotto finora, perciò sono pronto a sopportare la tua compagnia, con cuore riconoscente, ma tu non mi rivolgerai neanche una parola?» Non ebbe risposta. Il fantasma continuava a indicare con la mano in avanti e Scrooge disse: «Guidami, guidami, la notte cede in fretta all'alba e so che questo è tempo prezioso per me, guidami spirito!» Lo spettro si allontanò, silenzioso e solenne come si era avvicinato. Scrooge lo seguiva all'ombra della sua veste che, così pensava, lo avrebbe sostenuto e guidato. Non gli sembrò di entrare in città, piuttosto gli parve che fosse la città a spuntargli intorno, ma comunque fosse, lì si trovavano, in pieno centro. Lo spettro si fermò accanto a un gruppetto di mercanti e, siccome puntava verso di loro con la mano, Scrooge si avvicinò per ascoltare la loro conversazione. «No», stava dicendo un omone grande e grosso con una pappagorgia mostruosa. «Non so proprio nulla sull'argomento, a parte che è morto.» «Ma quando è morto?» si informò un altro. «La notte scorsa, credo.» «Ma come? Che cosa aveva?» chiese un terzo, pizzicando una grossa presa di tabacco da una voluminosa tabacchiera. «Ero convinto che non sarebbe mai morto.» «Dio solo sa», disse il primo con uno sbadiglio. «E che ne ha fatto del suo denaro?» chiese uno col viso tutto paonazzo e un'escrescenza pendola sulla punta del naso che dondolava come il bargiglio di un tacchino. «Non l'ho saputo», rispose l'uomo con la pappagorgia, sbadigliando di nuovo. «Forse l'ha lasciato alla sua ditta. Tutto quel che so di certo è che non l'ha lasciato a me.» La battuta fu accolta da uno scoppio generale di ilarità. «Sarà di sicuro un funerale molto alla buona», continuò lo stesso tizio, «perché ci scommetterei la testa che non sono tanti quelli che hanno intenzione di andarci.» Scrooge si stupì che il fantasma desse tanta importanza a discorsi apparentemente così futili. Doveva esserci di sicuro qualche significato nascosto che gli sfuggiva. Si guardò intorno cercando l'ombra di se stesso, ma nell'angolo dove per abitudine si metteva sempre c'era un altro e, sebbene a quell'ora egli fosse solito passare da quelle parti, non si ritrovò nel brulichio di mercanti che frequentavano la piazza e i portici. Non ne fu però sorpreso. Evidentemente nel futuro avrebbe cambiato vita, come aveva già deciso di fare in cuor suo, e sperava di vedere attuato in queste visioni future il suo proposito. Si diressero verso un quartiere malfamato della città, dove Scrooge non s'era mai avventurato prima, nonostante ne conoscesse l'ubicazione e la cattiva fama.
Nell'intrico di viuzze di quel covo d'infamia c'era una bottega sotto un tetto spiovente dove si poteva comprare robaccia di ogni tipo, ferro vecchio, stracci, bottiglie, ossa e qualsiasi altro genere di rimasuglio untuoso. Ammucchiati alla rinfusa sul pavimento all'interno c'erano chiavi arrugginite, chiodi, catene, perni, schedari, piatti di bascule, pesi, ferramenta arrugginita di ogni genere. Fra quelle montagne di stracci indecenti, di grasso andato a male e ossa, erano nutriti e nascosti segreti che pochi al mondo avrebbero voluto scoprire. Seduto in mezzo alla sua mercanzia, accanto a una vecchia stufa di mattoni a carbone, c'era una vecchia canaglia dai capelli grigi di quasi 70 anni. «Non vi sareste potuti incontrare in un posto migliore?» disse il vecchio Joe togliendosi la pipa di bocca. «Venite nel mio salotto, mettetevi comodi!» «Chi può aver sofferto per la perdita di queste cose? Non di certo un uomo morto, se voleva tenersele anche dopo essere morto, quel maledetto vecchio taccagno», continuò una donna, «avrebbe dovuto essere più generoso dal vivo. Se lo fosse stato, avrebbe avuto qualcuno a vegliarlo invece di stare ad arrancare tutto solo contro la morte. È la verità più sacrosanta che si possa dire. È il castigo che si è meritato. Il suo bottino non era gran cosa. Uno o due sigilli, un portamatite, un paio di gemelli e una spilla di poco valore». D'un tratto Scrooge balzò indietro terrorizzato, poiché la scena era mutata e ora egli stava quasi toccando un letto depredato, senza cortine, sul quale, sotto un cencio di lenzuolo, giaceva avvolto un qualcosa che, con le mute parole di quella scena orribile, diceva chiaramente la propria identità. La stanza era immersa nell'oscurità e Scrooge non riusciva a coglierne alcun particolare, nonostante tirasse gli occhi guardandosi intorno, spinto da uno strano irrefrenabile impulso di curiosità. La luce pallida della luna penetrò dalla finestra andando a cadere dritta sul letto, dove, saccheggiato e denudato, senza un cane a vegliarlo e a piangerlo, giaceva il corpo esanime di quell'uomo. Giaceva lì, da solo, in quella buia casa vuota. «Spirito», disse infine, «questo luogo è spaventoso. Lasciamolo, che io non mi scorderò la lezione, puoi credermi, ma andiamocene di qui. Se c'è una persona in città che prova qualsiasi sentimento per la morte di quest'uomo, mostramela, spirito, te ne prego». Lo spettro allargò l'ampio mantello nero per un istante come fosse un'enorme ala e, ritirandolo, rivelò una stanza illuminata dalla luce del giorno, dove era una madre coi suoi bambini. Si udì il tanto atteso bussare. Ella andò di corsa verso la porta, incontro a suo marito, un uomo il cui volto giovane appariva già provato dalle preoccupazioni e dalle delusioni. Aveva qualcosa nei lineamenti del volto, un'espressione di gioia della quale si vergognava e che tentava a tutti i costi di nascondere. Si sedette al tavolo apparecchiato per cena, accanto al focolare, e quando lei, dopo un lungo silenzio, gli chiese titubante quali novità avesse in serbo, egli sembrò molto imbarazzato. «È una notizia buona o cattiva?» gli chiese lei. «Cattiva. Allora siamo proprio rovinati». «No, c'è ancora una speranza, Caroline». «Se potesse capire», disse lei, incredula, alle sue stesse parole, «se potesse capirci, avremmo una speranza. Non è detto che non possa accadere un tale miracolo». «Non può capire ormai», disse il marito. «È morto». Quella donna doveva essere una persona dolce e paziente, se il suo volto non inganna, ma in cuor suo fu grata alla provvidenza di udire quelle parole e, giungendo le mani, lo disse. Certo, l'istante successivo pregò chiedendo perdono, ma il primo era il sentimento che veniva dal suo cuore. «Ieri sera, quando sono andato a chiedere ancora una settimana di tempo per pagare, quella donna mezza ubriaca mi ha detto che era molto malato e io ho pensato che fosse solo una scusa per non ricevermi. E invece stava morendo. E a chi sarà trasferito il nostro debito?
Non lo so, ma passerà del tempo e intanto troveremo del denaro. E anche se così non fosse, sarebbe davvero una sfortuna esagerata trovare nel suo erede un creditore tanto spietato. Stanotte possiamo dormire col cuore leggero, Caroline. Sì, placata l'ansia, i loro cuori si rasserenarono. Il fantasma lo condusse per vie che gli erano familiari e Scrooge non smetteva di guardarsi intorno per scorgere l'ombra di se stesso, ma invano. Entrarono nella casa del povero Bob Cratchit, dove Scrooge era già stato prima. La madre e i suoi figli stavano tutti seduti attorno al fuoco. «Ecco vostro padre che arriva!» La madre si affrettò ad andargli incontro e il piccolo Bob, col suo sciarpone di lana, ne aveva bisogno, povero diavolo, entrò. Il tè caldo lo aspettava sulla mensola interna del focolare e tutti gli corsero intorno facendo a gara per aiutarlo. I due piccoli Cratchit gli salirono sulle ginocchia e posarono le guancette sul suo viso come per dirgli «Non soffrire, non addolorarti così, padre!» Bob era molto allegro e dolce con tutti loro. Tutta la famiglia si mise attorno al fuoco a discorrere, le ragazze e la madre continuando il loro lavoro di cucito. Bob raccontò loro che aveva incontrato il nipote di Scrooge, una persona squisitamente gentile. Pensare che non l'aveva mai visto, se non un'unica volta, ma quel giorno stesso si erano incontrati per strada. Il nipote, osservando che pareva un pochino giù, gli aveva chiesto che cosa gli fosse accaduto. Al che, continuò Bob, poiché egli è l'uomo più gentile di cui possiate aver inteso, glielo ho detto. «Sono addolorato di ciò che mi dite, signor Cratchit», egli disse. «E mi spiace di tutto cuore per la vostra buona moglie». «Se posso esservi utile in qualsiasi modo», ha aggiunto porgendomi il suo biglietto da visita, «ecco qui il mio indirizzo. La prego di venire da me». «Ora, non che potesse fare qualcosa per noi», esclamò Bob, «ma le sue maniere talmente gentili, pareva proprio che avesse conosciuto il piccolo Tim e fosse addolorato anche lui con noi». «Beh, deve essere un bravo uomo di sicuro», commentò la signora Cratchit. «Tutto può accadere prima o poi», disse Bob. «Tutto può accadere prima o poi. E io so, miei cari, che ricordando quant'era dolce e paziente, nonostante non fosse che un bambino tanto piccolo, il nostro Tim, non litigheremo mai fra noi». «No, mai, padre, mai!» esclamarono tutti di nuovo. Il fantasma dei Natali a venire lo guidò ancora, ma l'ora del giorno era d'improvviso mutata. Lo spettro indicava sempre la stessa direzione con la mano, e Scrooge lo raggiunse, seguendolo finché arrivarono ad un cancello di ferro. Si guardò intorno prima di entrare. Un cimitero. Era qui dunque che giaceva sepolto quel disgraziato la cui identità stava finalmente per conoscere. Proprio un luogo degno della morte, soffocato fra gli edifici, invaso dalle erbacce, dalla sterpaglia. Lo spettro non si scompose e Scrooge avanzò titubante, scosso da un tremito, e seguendo la mano del fantasma, lesse il nome sulla lapide. Ebenezer Scrooge. «Allora sono io l'uomo su quel letto», esclamò mentre fuori di sé cadeva in ginocchio. Il dito indicava la tomba e poi Scrooge, lui e poi la tomba. «No, spirito, no, no, no! A che scopo mostrarmi tutto questo, se il mio destino fosse già segnato?» La mano dello spettro per la prima volta si mosse. «Spirito generoso!» proseguì cadendo ai suoi piedi. «Compatisci, mi intercedi per me! Dimmi che posso ancora mutare queste ombre del futuro che mi hai mostrato! Cambierò vita!» La buona mano tremò. «Onorerò il Natale con tutto il cuore e cercherò di viverlo tutto l'anno. Vivrò nel passato, nel presente e nel futuro. I tre spiriti mi aiuteranno. Non ignorerò le lezioni che mi avete insegnato. Oh, dimmi che posso spazzar via la scritta su questa lapide!» Pieno d'angoscia, afferrò la mano del fantasma, stringendola nella foga della sua supplica. Lo spettro lo respinse e Scrooge, levando gli occhi in un'ultima preghiera, vide che la tunica e il cappuccio dello spettro mutavano prodigiosamente, cadendo e restringendosi fino a diventare una colonna del letto.